Estate legale, questo è il titolo del progetto in cui si inseriscono i 3 seminari che hanno come tema la legalità in edilizia, che sono stati presentati questa mattina. Lo scopo è quello di confrontarsi sui temi come la tutela dalle infiltrazioni mafiose, sulla corretta gestione degli appalti e sull'etica imprenditoriale. Ma com'è nata questa idea? Questa idea è nata nel febbraio di quest'anno, insieme al Comune di Porto Mantovano. Ci siamo trovati intorno a un tavolo e abbiamo visto che effettivamente ci poteva essere un contributo anche nel settore edile, quindi dato dalla cassa edile dai tre enti, per informare le aziende su che cos'è l'edilizia, su che cos'è la sicurezza, su che cos'è la legalità e su come si applica nell'edilizia. Quindi i 3 incontri vogliono informare soprattutto sulle novità che stanno per essere introdotte, quindi sulle white list, quindi sulla legalità ai cantieri con la provincia che interviene, con i rappresentanti delle parti datoriali e i rappresentanti delle parti sindacali che spiegano quali sono nella realtà i problemi che può avere un'azienda edile e come risolverli sia da un punto di vista di legalità che di sicurezza, perché siamo convinti che un'azienda che opera nella legalità ha come conseguenza anche la sicurezza nei cantieri. Legalità quindi come sinonimo di sicurezza ed è proprio su questo concetto che faranno leva i 3 incontri che mirano a fare prevenzione ed aiutare le aziende ad adottare comportamenti comuni. Assolutamente sì, sono convinto di questo e vogliamo essere sul territorio, presenti sul territorio per aiutare le aziende che vogliono operare correttamente. Il primo appuntamento, white list, cosa sono e come funzionano, è per venerdì prossimo alle 17.30, poi il 27 di settembre e il 4 di ottobre, sempre di venerdì, sempre alle 17.30. Tutti gli incontri si svolgeranno presso la sede degli enti paritetici in via Verona 113. Gli incontri sono aperti a tutti. Per informazioni www.spamn.org oppure 0376 26 36 78.